Nel giorno di Halloween volete mummificare di paura i vostri ospiti? Allora facciamolo! Via! Ho qui un bel diavoletto, mummifichiamo, mummifichiamo! Ma zia, no, mummifichiamo di me! Mummifichiamo i toast! Mummifichiamo i toast? Beh, vabbè, dai, ti do ragione per questa volta. Ingredienti per 6 mummie, ci servono 6 fette di pan carré, sono 120 grammi. 120 g di formaggio a pasta filata tipo mozzarella oppure fontina. 200 g di passata di pomodoro, 2 cucchiai di olio extravergine, origano, 20 g circa di olive nere e rosmarino quanto basta. Come facciamo a fare questi toast di mummia? Allora, prendiamo delle fette di pan carré e le mettiamo su una piastra foderata con carta forno, giusto Gioele? Qui abbiamo oggi il nostro diavoletto Gioele che ci aiuterà in cucina. Poi mettiamo un po' di olio. Beh, pochino senza esagerare. Così. Intanto il forno è già caldo, 250 gradi, perché andiamo a tostare i nostri toast. Adesso mettiamo un po' di origano su tutti i toast. Questo è facoltativo, a chi piace può aromatizzare con un pochino di aglio. C'è tutto? Sì. Bene. La mantellina! Aspetta, sennò non sei più diavoletto. Là. Bene. E adesso via in forno a 250 gradi. Funzione grill per 5 minuti. Finché il pane si tosta, ci dedichiamo alla preparazione della decorazione delle nostre mummie. Qui abbiamo preso delle olive e abbiamo fatto dei buchetti. Dei ragnetti. Sì. So che per fare i ragnetti come si fa? Prendiamo un'oliva. La bucherelliamo, così facciamo 4 buchi da una parte e 4 dall'altra. Quante zampe ha un ragno? 8. Bravo. Quindi 4 da una, 4 dall'altra. Poi piano piano infiliamo degli aghetti di rosmarino nei buchetti che abbiamo realizzato. Questa cosa di precisione la farà il mio aiutante Gioele, giusto? Intanto, finché il diavoletto sistema i ragni, io taglio a striscioline del formaggio a pasta filata. Uno qualsiasi, quello che vi piace di più, può essere della mozzarella per pizza oppure del formaggio fontina, quello che gradite, insomma. E con questo realizzeremo le strisce per mummificare i toast. Cosa abbiamo fatto nel frattempo? Dopo aver ridotto a striscioline il formaggio e realizzato i nostri ragnetti con olive? Abbiamo ritirato il pane dal forno. Sì. E abbiamo anche rimosso la leccarda, cioè tolto la leccarda, altrimenti ci scottavamo, esatto. Vero? Come facciamo adesso? Mettiamo un po' di passata di pomodoro su ogni fettina di pane. Che sembra quasi una pizza. Sì. La sparpagliamo un po' il pomodoro. Bravissimo. Ne mettiamo un po' di più, guarda qua che ce n'è troppo poco. Aspetta. Guarda, facciamo così, distribuiamo bene il pomodoro. Adesso mummifichiamo i toast. Come facciamo? Sistemiamo il formaggio a striscioline, un po' di qua, un po' di là, in modo un po' irregolare, come sto facendo io. E poi Gioele ci darà una mano, così. Mettiamo 2 rondelle di olive al posto degli occhi. E mettiamo anche un ragnetto. Eh? Ti piace? Certo. Bene, procediamo allora anche con gli altri toast. Vai! Abbiamo ottenuto le nostre pizzette, i nostri toast. Adesso vanno in forno ancora per altri 5 minuti alla massima potenza, intorno ai 220-250 gradi, per pochi minuti. Fino a quando il formaggio si scioglierà un pochino. Le nostre mummie toast sono pronte, il mio diavoletto è tornato a fare il diavoletto e guarda di fare il bravo, altrimenti ti mummifico con questa super carta assorbente che è più grande, quindi non avrai più scampo. Ti mangi questa adesso te? Buone. Adesso ti mummifico. Tanto io la brucio.